Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la cultura finanziaria. La cultura si fa finanza. È Luciano Locasto che vi parla, strategist dell'Istituto Svizzero della Borsa. E oggi siamo qui sul portale dell'Istituto Svizzero della Borsa per parlarvi delle prestazioni, delle performance di Target. A circa un mese dalla nascita del servizio Target, siamo qui a vedere i frutti raccolti fino ad oggi. A parlarci del servizio, l'autore, il dottor Maurizio Monti. Buongiorno Maurizio. Sì, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno Maurizio, io ti assegno subito il controllo dello schermo così che tu possa farci vedere quali risultati siamo riusciti ad ottenere grazie a Target dalla sua nascita ad oggi. Prego. Perfetto, sì, guarda, io mi tengo come indice gli articoli che sono stati pubblicati dall'inizio del servizio fino a oggi e se sei d'accordo andiamo a valutare, a elaborare insieme qualche operazione che abbiamo fatto Certo. per vedere quali sono i punti d'ingresso, per fare qualche esempio concreto e vedere che cosa è successo nel servizio. Il servizio formalmente è partito col primo segnale operativo che è stato pubblicato il 15 di gennaio su un titolo che di cui gli ascoltatori sicuramente hanno sentito parlare da parte mia più di una volta. È il titolo Lucid, che è un titolo del Nasdaq. Chiedo scusa, ecco, vado a visualizzarlo. È un titolo del Nasdaq, dicevo che è la prima azienda di auto elettriche che è riuscito a concepire un modello che supera le 500 miglia. E siccome, come sai, sulla elettrificazione dei veicoli siamo molto attenti perché lo riteniamo comunque un settore trainante molto importante, sul titolo LCID, sul titolo Lucid Group, mettiamo sempre l'attenzione per le operazioni specie di breve termine, che sono quelle tipiche di Target. Dicevo, abbiamo dato il segnale il giorno 15 di febbraio. Come vedi, il 15 di febbraio, tra l'altro, erano le 4:40 del pomeriggio, poco dopo un'ora dall'apertura. Non si era ancora sviluppata del tutto la barra rialzista del 15 di febbraio e siamo entrati all'inizio di giornata. Già nella conclusione della giornata avevamo già accumulato una parte di profitto. La giornata successiva il titolo ha fatto un nuovo massimo e siamo usciti con un 22% di utile sulla posizione. Abbiamo consigliato l'uscita a più 22%. Sappiamo per certo poi che alcuni abbonati al servizio hanno preferito tenere una parte della posizione. Questo è una cosa che succede alle volte. Noi diciamo di chiudere la posizione nelle 24-48 ore successive, no? Andando a tesaurizzare il profitto che si è accumulato. Ma è possibile ovviamente tenere una parte della posizione. Noi consigliamo una piccola parte, che quindi non vada a erodere il profitto già incassato. E chi lo ha incassato un profitto ancora più elevato perché ha preso questa spike che è andata a superare la media mobile a 200 e fra l'altro i nostri ascoltatori ormai, i nostri abbonati specialmente, conoscono il valore particolare che hanno queste medie mobili, la 200, la 100, la 50 e la 150 esponenziale, da cui poi il titolo, il prezzo si è ritratto ed è andato più o meno al punto di ingresso, è tornato al punto di ingresso. Come vedi, un'operazione molto rapida che si sviluppa nell'arco di 24-48 ore e che ha dato un ottimo risultato, un ottimo profitto. Andiamo su un altro esempio di una operazione, ritorno di nuovo sul nostro elenco di articoli, saltiamo un po' di giorni, andiamo al 23 di febbraio. 23 di febbraio vediamo che cosa abbiamo fatto. Il 23 di febbraio siamo entrati su un titolo epico, il titolo Disney, il titolo Walt Disney,
dove abbiamo preso ovviamente il trend inverso della borsa americana. Eravamo già aperti su un'altra posizione, la posizione su Apple, e siamo entrati sul titolo Disney, dove abbiamo comprato una put, scadenza 4 marzo, strike 144, al prezzo di 2,35, quindi al prezzo di 235 dollari. Vediamo il titolo Disney, che cosa ha fatto, perché è veramente interessante, è un sintomo molto significativo di come lavora il sistema target. Il punto d'ingresso è stato, come dicevo, il 23 di febbraio, come vedi, dove andava a scendere il mercato. Noi siamo entrati, ti dico anche l'ora precisa che è stata le 9:40 di sera, quindi diciamo in conclusione di giornata. Siamo entrati quindi sul movimento che già era iniziato, e il giorno dopo ci siamo trovati un meraviglioso gap down, splendido, che è stato poi ritracciato, ma che ci ha permesso di uscire con un profitto superiore al 70%. Chi è rimasto in posizione, anche in questo caso, ha fatto bingo, perché è vero che nella giornata successiva il gap è stato interamente recuperato. C'è la nostra media mobile a 50, che ha fatto da forte resistenza. Chi ha resistito per alcuni giorni, diciamo oltre i 4-5 giorni, ha preso un'altra parte di profitto. Addirittura c'è chi ci ha scritto che ha pagato due volte il servizio, uscendo un po' più tardi, con la seconda posizione. E questo con una put su Disney, tra l'altro in un momento in cui era anche esplosa la volatilità, e quindi era particolarmente a nostro favore. C'è una Vediamo un'altra posizione. Andiamo su di nuovo sul nostro indice. Vediamo che cosa è successo, per esempio, su Crocs. Ecco, Crocs, dove invece siamo tornati rialzisti su Crocs. In questo caso è il 24 di febbraio alle 8:50 di sera. Come vedi, molti segnali vengono concentrati nella seconda parte, proprio perché Target va a, nella seconda parte della sessione americana, perché Target va a individuare il movimento che c'è stato nella giornata, cercando di andare a vedere qual è la massima probabilità che quel movimento si prolunghi nella giornata successiva, come poi spesso succede. Titolo Crocs, quindi al 24 di febbraio. Vediamo se è andato bene o è andato male. Anch'esso è un titolo del Nasdaq, 24 di febbraio, eccolo qua. 24 di febbraio, come vedi, siamo andati sostanzialmente in laterale, e difatti abbiamo chiuso la posizione in pari. Questo è stato un trade un po' meno riuscito, però la filosofia è sempre quella di vedere il risultato a 24-48 ore, perché è il modo migliore di gestire questo sistema, di gestire target. Complessivamente abbiamo fatto dall'inizio del servizio 4549 fino alla fine di febbraio 9 trade. E 7 trade sono stati profittevoli, uno si è chiuso in stop e uno si è chiuso in pareggio. Quindi un risultato sicuramente molto buono, e un risultato che è anche in linea con le nostre statistiche del passato. Lo stop loss l'abbiamo preso su Apo è un titolo piuttosto volatile, che a noi piace molto, Apollo Global Management. È il 22 di febbraio, quando abbiamo preso lo stop. Come vedi, il giorno dopo era una posizione dove ci aspettavamo un rimbalzo, c'era un doppio minimo, c'era una serie di posizioni rialziste che si erano accumulate. Nella realtà il rimbalzo poi è arrivato, ma è arrivato troppo in ritardo. Abbiamo chiuso la posizione con uno stop ragionevole del 35%, anche se poi avremmo avuto ragione nei giorni successivi, perché la nostra media mobile a 200
avrebbe fatto di nuovo da attrazione, ci avrebbe dato anche un bel profitto. Ma questo, come sai, sono le giuste incertezze che si hanno, nei trade. C'è anche un Certo. bel titolo, Bank of America, abbiamo titolato con un titolo Puntiamo adesso su una banca, il 24 di febbraio, dove abbiamo preso questo bel rimbalzo, e vedi, guarda che bell'ingresso, anch'esso su un doppio minimo. A noi, diciamo, non interessano, Luciano, i movimenti di lungo termine, no? Target punta a 24-48 ore, quindi è uno shot molto veloce. Come vedi, siamo entrati su una barra, veramente una barra magica. Anche in questo caso abbiamo avuto alcuni sottoscrittori, alcuni abbonati che ci hanno scritto, c'è uno che ci ha scritto dicendo wow, no, su Bank of America. Si è preso prima di tutto il gap up, no? Sul giorno successivo, e poi tutta la giornata successiva è stata in forte rialzo. Quando si punta su un'opzione di breve termine, come fa Target, su un movimento del genere, si porta a casa un profitto veramente molto molto rilevante. Questo è qualche esempio di operazioni che abbiamo fatto. Alcune sono operazioni che ovviamente hanno destano molto entusiasmo, su alcune bisogna avere pazienza, si esce anche con il 20%, non sempre col 70 o col 120, no? Bisogna anche potersi accontentare. Si prende qualche stop loss, ovviamente. Poi li vedremo anche nelle equity, e anzi voglio sottolineare assolutamente che, come sempre, bisogna tener conto che nel trading gli stop loss sono il costo da pagare perché si abbia una buona equity line e non si vada a rovinare il conto. Quindi è un qualche cosa che bisogna assolutamente sopportare e pagare. Anche quando sono stop loss, diciamo, consecutivi, bisogna sopportarli perché ci sono. Fanno parte del sistema. La cosa veramente importante è che in qualche modo ci sia una continuità statistica nell'equity line, il passato sia dalla nostra parte e porti dalla nostra parte le probabilità possibili. Perfetto. A proposito di Equity Line, Maurizio, ci hai mostrato quelli che sono i risultati conseguiti finora, i grandiosi risultati ottenuti da circa un mese a questa parte. Puoi mostrarci però l'operatività che riguarda il periodo precedente la nascita di Target sul portale dell'Istituto Svizzero della Borsa? Eccola qua. Guarda, Come al questo solito non è possibile inquadrarla per intero. abbiamo sempre questo tipo di problemi, molto spesso. Ecco. Aspetta che ci proviamo. Ecco, questa è tutta l'equity line. Eccola. L'equity line di 2 anni è di Target. Bene. Io, Luciano, come sempre, voglio essere molto chiaro, che ci sono anche i momenti di drawdown. Va bene? Ci sono i momenti in cui bisogna avere pazienza. Guarda questi momenti qui, quelli che ti sto indicando adesso con il cursore. Vedi che Certo. quando io mi trovo qui, su questo minimo, io ho la sensazione che il sistema non funzioni più, ma non è vero. Bene, questo è un normale drawdown, è normalissimo che succeda. E quando mi trovo su questo dentino qui, che sembra che ritorni giù di nuovo, bene. Anche lì è un momento in cui posso scoraggiarmi. No, non devi scoraggiarti perché diciamo, i parametri fondamentali del sistema sono comunque validi. Quando c'è un momento in cui il sistema performa meno o non performa o va in drawdown, sono momenti in cui bisogna sopportare il drawdown. Non c'è altro da fare che farlo. Devono essere drawdown ragionevoli, se non lo fossero, siamo noi i primi a segnalarlo. Nel caso di Target non è mai avvenuto drawdown che fossero irragionevoli e la curva, come vedi, continua a performare molto molto bene. Non ci sarebbe questo ramo qui significano tanti soldi, proprio tanti, se prima non ci fosse stato anche il momento del rallentamento, il momento in cui in un periodo di tempo più o meno uguale, si è fatto molto meno profitto. Questo, Luciano, come sai, io lo ribadisco, no? Perché tendiamo a guardare l'equity line dall'inizio alla fine senza esaminare quello che è avvenuto in mezzo.
In mezzo avvengono anche le fasi laterali, bisogna sopportarle insieme con il drawdown. Però se si ha la costanza poi paga. E questo è quanto siamo stati pagati da questo sistema di trading, che chiude le posizioni in 24-48 ore, normalmente fa i suoi segnali nel corso della giornata di negoziazione di Wall Street, molto spesso nella seconda parte della giornata di negoziazione, e il giorno dopo, spesso addirittura in apertura, chiudiamo la posizione. Sì, fasi laterali devono esserci, Maurizio, periodi di pausa, di respiro, affinché poi possa esserci una sempre più vigorosa ripresa. Questa equity line, comunque, tra l'altro, si approssima alla verticalità. Sì, diciamo che ha una pendenza veramente straordinaria. Diciamo nei punti Straordinario. dove vedi, questa qui è la pendenza che noi vorremmo vedere sempre, no? Osserva come questa pendenza verticale ha poi dato origine ad un po' di lateralità. C'è un fenomeno compensativo, nei sistemi. Bene? Quando c'è verticalità, aspettatevi che prima o poi un po' di lateralità arriva. Dopo la lateralità è molto probabile che ci sia un fenomeno di stabilizzazione. Questo fenomeno di stabilizzazione dà origine poi ad una equity line di grande regolarità come quella che stai vedendo qui. Questo qui è la pendenza che noi vorremmo vedere su tutti i sistemi in qualsiasi momento. Ovviamente bisogna sopportare anche momenti diversi. Questo è molto facile da sopportare, quando la tendenza è superiore. Quando è inferiore è un po' più difficile, no? Però anche perché qui ci possono essere, momenti di scoraggiamento, momenti in cui uno dice no, non funziona più. No, no, continua a funzionare. Continua a funzionare perché i parametri continuano a funzionare. Poi il sistema che funziona il 100% delle volte non è stato ancora inventato. Certo. Allora, parliamo di numeri, Maurizio. Questo sistema vede un capitale iniziale di... Eccolo lì. Allora, il capitale iniziale è di 5.000 dollari. Come vedi, come vogliono le statistiche, la prima operazione che è stata contabilizzata è andata in perdita, no? Si dice che sia un ottimo, come dire, Ottimo inizio. Via iniziare con un'operazione in perdita perché poi il sistema va bene, e questo ha rispettato questa statistica perché a fine gennaio aveva incamerato 24.177 dollari rispetto ai, cioè, no, non incamerato, aveva il capitale si era trasformato in 24.000 dollari dai 5.000 iniziali. Questo investendo una media di 180 dollari per operazione, quindi andando a fare materialmente un investimento medio di 180 dollari. Alle volte bisogna investire di più, alle volte un po' di meno, però diciamo la media di 180 dollari porta a questo risultato, quello che abbiamo visto prima. Quindi dal 2019, giusto? Dal 2019 ad oggi. Dall'inizio di novembre del 2019, dall'inizio di novembre del 2019 fino al 31 di gennaio. Come hai visto, il mese di febbraio ha confermato sostanzialmente l'aspettativa, la continuità assoluta, e il mese di marzo sta confermando tutto quello che abbiamo fatto finora. Insomma, ecco, cioè, quindi una tendenza assolutamente profittevole. Tra l'altro, questo è un momento, Luciano, il momento in cui abbiamo lanciato target, è un momento dovuto proprio a questa fase particolare di mercato, no? Nel senso che quando il mercato si comporta come si sta comportando ora, se vuoi vediamo anche il grafico dell'S&P 500, Certo. è emblematico, no? In questo senso. Ecco, l'S&P 500 dall'inizio di novembre non è più lui, diciamo che, vabbè, che non sia più rialzista, che abbia intrapreso quindi una fase ribassista, questo ci sta tutto ed è evidente dal grafico e dai numeri.
ma è anche la sua eccessiva mirror aversion, la sua eccessiva lateralità che è esagerata rispetto a quello che è già avvenuto in passato. Questa lateralità che si è manifestata dall'inizio di novembre, okay, e che fa sì che ci siano delle inversioni di marcia all'interno della giornata di contrattazione che sono spaventose. Guarda questa inversione di marcia del 24 di gennaio, questo è meno 5% più 1,5% alla fine, eh? Qualcosa che avviene veramente raramente. Il 24 di febbraio, esattamente un mese dopo, esattamente 30 giorni dopo, abbiamo avuto un meno 3% abbondante, meno 3 qualcosa, che poi è stato rimangiato tutto nel corso della sessione. Queste inversioni di marcia, queste barre di grande sbilanciamento all'interno della giornata di contrattazione sono diventate frequentissime e sono molto evidenti dal grafico daily, ancora di più dai grafici intraday. Quindi il mercato dall'inizio di novembre si è resettato in un modo completamente diverso, tanto che molti sistemi di trading sono in fase di revisione proprio a causa di questo grande reset che sta avvenendo. E non è solo un reset di direzione, è un reset implicito al DNA del mercato. Ora, la situazione che stiamo vivendo oggi, mentre registriamo, è l'8 di marzo, sono le 4 circa del pomeriggio, e quindi siamo all'interno della sessione di Wall Street. Quello che sta succedendo è che il 24 di febbraio l'S&P 500 ha toccato una resistenza statica importante che noi avevamo disegnato con il nostro sistema algoritmico. La nostra resistenza era 4.120, il minimo, diciamo, è stato immediatamente sotto, è stato a 4.100, 4.101,75 per l'esattezza, e poi si è ritratto subito. La tentazione che ha avuto ieri l'indice era quello di andare a pareggiare questo minimo, oggi sta riprendendo perché noi ormai da molti giorni diciamo che ci sono molti sintomi che il mercato andrà a disegnare o un rimbalzo o una inversione di trend relativamente significativa. Questo perché, malgrado ci sia una guerra, malgrado ci siano condizioni che dal punto di vista anche geopolitico sono estremamente preoccupanti, noi abbiamo molti sintomi che ci vengono dati, prima di tutto da alcuni sistemi algoritmici che da alcuni giorni ci danno l'alert, guardate che il mercato è possibile che faccia un'inversione. Secondo, l'analisi del mercato delle opzioni che ha girato la sovrapprezzatura dalle put alle call, e i market maker in genere in queste cose ci vedono molto molto bene. Ti dico anche un'altra cosa, Luciano, se l'S&P 500 dovesse andare a pareggiare il minimo a 4.100 e dovesse andare a sfondarlo, cosa che forse nell'immediato noi non vediamo, però supponiamo di voler fare delle ipotesi ribassiste, abbiamo un'altra linea di resistenza che però è molto debole a 4.050. Poi abbiamo queste due linee che io le ho rappresentate molte volte anche in trasmissioni dove eravamo ospiti di terzi, che sono due linee, come vedi, molto marcate. Queste due linee vengono, affondano nel minimo del 6 di marzo del 2009, quindi ai 666. Sono disegnate semplicemente con due diverse modalità, per così dire, dipendenza, quindi andando a toccare minimi e massimi diversi, ma sono molto vicine fra di loro, e queste sono supporti estremamente forti. Sono un supporto che sta a 3.950 e uno che sta subito sotto intorno a 3.920, diciamo 3.900, tenuto conto che 20 punti di volatilità con la volatilità attuale sono assolutamente irrisori. Quelle sono veramente dure da rompere, se dovesse essere. C'è chi parla di testa a spalle, ci sono almeno 4-5 testa a spalle diversi che possono essere individuati nell'S&P 500, e chi parla dell'ultimo testa a spalle dice che addirittura dovrebbe affondare sotto queste linee intorno ai 3.100,
700 o 3650. Noi lo riteniamo nel breve termine assolutamente irreale, irrealistico, mentre crediamo, diamo ancora una probabilità che possa esserci un affondo su queste due linee strategiche. Quello che però vediamo nel breve termine è che ci possa essere un rimbalzo, anche se ancora non ne abbiamo i sintomi, oppure addirittura una inversione di trend per un certo periodo che vada verso un mese di aprile che statisticamente, lo ricordiamo, è uno dei mesi più favorevoli per le borse americane in modo particolare. È vero che siamo in un contesto statistico molto sfavorevole, perché abbiamo avuto un gennaio e febbraio negativi e quando questo avviene, in genere sono anni molto molto difficili, sono anni problematici. Ma che il 2022 fosse un anno con qualche problemino lo sapevamo, no? Lo avevamo già, per così dire, individuato da tempo e già avevamo avvertito lettori, sottoscrittori, abbonati fin da novembre-dicembre del 2021, che diciamo non ci sarebbe stato un altro anno come gli anni precedenti. Non di meno, noi diciamo che c'è ancora una sopravvivenza statistica che nella seconda metà di marzo, diciamo dopo il 18 marzo, dopo la scadenza tecnica delle tre streghe, delle quattro streghe, e verso il mese di aprile ci possa essere un po' di mercato un po' più bullish di quello che è stato fino adesso. Ovviamente questo sto parlando dei mercati americani. Molti dicono che i mercati americani sono rimasti indietro rispetto a quelli europei. Io dico che gli europei è normale che siano affondati di più, perché l'Europa in questo momento è molto più esposta ai fenomeni geopolitici, ma no, non sto neanche a spiegare perché, perché mi sembra che sia assolutamente sotto gli occhi di tutti. E quindi in questo senso, Luciano, credo che non ci sia una rincorsa del mercato americano rispetto al ribasso europeo, quanto piuttosto la possibilità che il mercato americano riprenda nei prossimi giorni con un rimbalzo, con una inversione di trend significativa. Mentre ti parlo, vedo che c'è il Nasdaq che sta discretamente affondando, quindi Nasdaq che probabilmente ha una gran voglia di, questo non è proprio a tempo reale, però una gran voglia di andare a pareggiare il minimo del 24 di febbraio, cosa che invece l'S&P 500 appare essere un po' più stanco. Diciamo che se dovesse riprendere da un doppio minimo di questo genere, potrebbe confermare questa impressione che abbiamo noi, anzi è più di un'impressione, no? Questa valutazione, questa previsione che facciamo noi di una possibile ripresa a breve del mercato. Poi, ripeto, riteniamo possibile che ci sia un affondo ulteriore, in questo senso il Nasdaq è molto più pericoloso, molto più esposto ad affondi significativi che non l'S&P 500, perché sull'S&P 500 quelle resistenze sono veramente forti, quelle che abbiamo fatto vedere prima. Sul Nasdaq segnaliamo che c'è una 12.850 che è abbastanza forte come supporto, ma diciamo che ci siamo quasi arrivati, nel senso che siamo a 400 punti sopra rispetto a quel supporto lì. E poi sotto c'è un vuoto che è veramente molto 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 preoccupante, molto significativo. Quindi speriamo in un mercato che riprenda. Dal punto di vista target, questo è abbastanza influente, Luciano, nel senso che noi puntiamo sia sulle put che sulle call, anche se sia Esatto. psicologicamente sia da un punto di vista del mercato, ci piace di più quando sono le call a guadagnare che non le put, ma questo è anche un fenomeno psicologico, insomma, ecco. Certo. Perfetto, Maurizio. Allora, equity line eccezionale, performance strepitose. Dal 2019 ad oggi il sistema ha visto, visto il capitale quintuplicarsi, se non erro. Siamo partiti con un capitale di 5.000 nel 2019 e ad oggi siamo a 24.000 e passa. Il Esatto. sistema è perfettamente in linea con la statistica e, come ben sanno anche gli abbonati che hanno avuto modo di
cogliere l'occasione di Target, la formidabile soddisfazione di andare a Target grazie a Target. Io mi riprendo il controllo dello schermo, il servizio è nuovamente in promozione esclusiva, vi basterà inviare un WhatsApp, un SMS al numero 320-8756-444 con scritto Target, è un'occasione davvero imperdibile. 320-8756-444. Maurizio, io ti riassegno il controllo dello schermo perché vorrei che in questa seconda parte innanzitutto ci dessi un'idea di quella che è l'operatività di Target dal punto di vista tecnico e poi ci mostrassi quali occasioni possiamo cogliere nei prossimi giorni e di quali occasioni quindi potranno godere i prossimi abbonati. Sì. Ti assegno quindi, poi magari passiamo in rassegna anche le caratteristiche del servizio stesso. Prego. Sì, intanto ti dico una cosa, ti do l'annuncio che anche sull'Istituto Svizzero della Borsa arriverà la prossima settimana la app, così come abbiamo sulla mela deliziosa. Magnifico. Queste notizie me le dai sempre durante i webinar, Maurizio. Sì, così informo te, informo anche il pubblico. No? L'app quindi sarà l'ulteriore canale che viene utilizzato dal servizio. Quando forniamo un segnale operativo, pubblichiamo su un'area riservata del nostro sito, il nostro abbonato riceve istantaneamente una email e un messaggio Telegram e dalla prossima settimana chi scaricherà l'app lo riceve anche come notifica sulla app sia dell'iPhone che di un cellulare Android, quindi su un Samsung o simili che abbiano l'Android. Sull'app si vede né più né meno che quello che vedete in questo momento, quindi quello che è visibile in questo momento a schermo, che è l'articolo che abbiamo pubblicato. Il segnale Telegram o la email avvisano, in ogni caso noi consigliamo di tenere in ogni caso tutti i canali aperti, sia la mail che il Telegram che dalla prossima settimana anche l'app, perché in questo modo avrete la assoluta certezza, vorrei dire la certezza, di ricevere il segnale. Abbiamo constatato con piacere, Luciano, come avevamo previsto, noi siamo stati i primi con la mela deliziosa, adesso c'è chi annuncia le app, chi sta rincorrendo con le app. Ecco, diciamo che siamo arrivati per primi con la mela deliziosa, adesso anche l'Istituto Svizzero della Borsa, il sito ufficiale dell'Istituto, ha questa possibilità. Ti dico anche che sto vedendo in questo momento che una delle posizioni che abbiamo aperto ieri sera sta guadagnando il 15% in questo momento, bene, e sta andando anche molto bene perché solo la giornata di oggi ha fatto l'11.43, era già in parziale profitto ieri, è una put che sta in questo momento sta performando abbastanza bene e quindi ci aspettiamo oggi di raccogliere un altro profitto su questa operazione. Guarda, lo sto guardando in tempo reale in questo momento sulla piattaforma di trading della redazione. Il servizio quindi si svolge attraverso la pubblicazione di questi post, l'avviso istantaneo al cliente, al sottoscrittore, che può replicare il segnale sulla sua piattaforma. Noi diamo anche il segnale di uscita, nel momento in cui c'è il momento di uscire, il momento ideale, poi c'è discrezione eventuale del cliente di voler tenere una eventuale piccola posizione, perché in genere, per esempio, la posizione che si sta maturando adesso è una classica posizione che secondo me chiuderemo oggi in giornata con comunque un profitto sicuramente interessante, ma che potrebbe avere, tenuto conto che una put scadenza 18 marzo, potrebbe avere uno sviluppo ulteriore
nelle prossime 48-72 ore di borsa aperta e quindi potrebbe dare origine a ulteriori soddisfazioni. Questa è la modalità con cui svolgiamo Ottimo. il servizio, Luciano. Sì, quali occasioni invece possiamo cogliere, potremmo cogliere nei prossimi giorni e se la tua attenzione è focalizzata su qualche aspetto in particolare, su qualche strumento in particolare? Allora, diciamo che noi abbiamo un bacino di opzioni, un bacino di opzioni che sono molto spesso oggetto della nostra attenzione. Adesso ti faccio vedere un titolo. Ecco qua che trovo la piattaforma. Ti faccio vedere un titolo che è un prossimo candidato. È un prossimo candidato perché AMD, dopo averci dato delle soddisfazioni come titolo in discesa, osserva come la forma assomiglia all'S&P 500 o al Nasdaq, se vuoi, va bene, segue molto il Nasdaq, l'S&P 500. Osserva come siamo su un supporto veramente importante, mi pare che sia veramente, no? Come supporto. Ha rotto la media mobile a 200. Nel mercato delle opzioni c'è un interessante movimento che va a concentrare un volume rilevante di opzioni su questo titolo in aumento negli ultimi giorni. Quindi quello che potremo vedere nei prossimi giorni, negli immediati prossimi giorni, è che se la borsa avrà un po' di respiro, come noi ci aspettiamo, questo è un titolo che è destinato a fare un movimento di questo genere, come quello che abbiamo visto il 24 di febbraio, cioè un movimento con magari un'apertura in basso, un'apertura in gap down e poi un forte movimento rialzista. Questo è un bel titolo quando si muove, come vedi, il tipo di movimenti che fa è proprio un movimento da target, è un movimento tipico del nostro sistema. Un movimento che permette di andare a cogliere nelle 24-48 ore successive, grazie alla leva delle opzioni, un movimento diciamo interessante. C'è un altro titolo che ti voglio far vedere, che è sempre nelle nostre attenzioni, il titolo Bain, molto conosciuto come titolo. Bain ci ha dato anch'esso delle soddisfazioni rilevanti dal punto di vista del ribasso del titolo, come vedi, cioè è affondato veramente moltissimo, ma anche in questo caso molto probabilmente andremo prima o poi a individuare un movimento che potrebbe essere una continuazione del ribasso o un tocco di un livello che è molto importante, qui non è disegnato, ma te lo disegno al volo. Eccolo qua. Dove il livello 158 e 60, che dovrebbe essere un livello molto importante di supporto. Quindi, se il titolo va ad appoggiarsi lì, è molto probabile che vedremo in parallelo con le borse un rimbalzo. Osserva anche il nostro indicatore è che comincia a dire che molto probabilmente c'è un piccolo movimento di controtendenza, di controtrend, e questo potrebbe essere già a breve. Io non escludo che già la giornata di oggi sia una giornata di rimbalzo, rispetto, lo sto vedendo da alcuni indicatori che mi stanno indicando in piattaforma, esatto. E non escluderei che già oggi ci possa essere un primo rimbalzo. Detto questo, Maurizio, facciamo presente ai prossimi abbonati che Target è un servizio davvero molto molto dinamico, quindi le occasioni ci saranno sempre. Puoi dirci in media quante operazioni produce Target? Normalmente abbiamo una media di 20 operazioni al mese, diciamo grosso modo una media di una operazione al giorno. Qualche giorno ovviamente può saltare, qualche giorno può non esserci, ma normalmente ha un trend di
operazioni giornaliere che si chiudono poi nella giornata successiva. Successiva. O quando è nella giornata, non è nella giornata successiva, è nelle 48 ore successive. Sì. Poi, ripeto, ci può essere anche la probabilità che la posizione può rimanere aperta fino al terzo o al quarto giorno, però sono fenomeni abbastanza rarefatti, insomma, ecco, abbastanza rari. Ok, in quest'ultima fase del webinar, Maurizio, vorrei che riprendessi il report, così da passare a quelle che sono le caratteristiche del servizio, ovvero capitale minimo necessario per poter seguire target. Ma il capitale minimo è veramente irrisorio, no? Nel senso che noi puntiamo a una rotazione del portafoglio, no? Quindi la ipotesi massima che noi possiamo fare è che in portafoglio ci siano 5 titoli, ma non ci sono quasi mai, eh? Cioè 5 titoli intendo dire 5 opzioni, eh? Sì, Quasi sì. mai raggiungiamo 5 opzioni. Deve capitare che c'è un giorno in cui diamo 2 segnali che durano 72 ore e si accumulano magari con quelli dei 2 giorni successivi. Questo diventa molto raro. Queste 5 opzioni con una media di 180 dollari opzione significa, a operazione intendo, significano 900 dollari di capitale. Il drawdown massimo è stato di 1600 dollari, quindi 900 dollari più 1600 fanno 2500 dollari. Diciamo 3000 dollari per avere una base operativa per poter tradare questo sistema. Poi, se si vogliono mettere 5.000 dollari, come abbiamo messo noi, o più, si possono fare anche più posizioni, volendo, posizioni un po' più grandi, ma il capitale per target non è veramente un problema, perché target punta tutto a una grande rotazione del capitale, a una grande movimentazione del capitale. Perfetto, quindi un capitale molto molto piccolo per poter seguire un sistema dai risultati così grandi. Complimenti Maurizio a te e a tutto lo staff dell'Istituto Svizzero della Borsa per la realizzazione di questo prezioso prodotto dell'istituto. Allora, è necessario un broker in particolare per seguire il servizio target, Maurizio? Ci vuole un broker che abbia le opzioni sulle azioni americane. Questo è il presupposto. Ok. E qualsiasi broker che abbia questa caratteristica va bene. Ci sono broker italiani che hanno questa caratteristica, broker esteri con sede in Italia e broker esteri che hanno sede all'estero. Il cliente può seguire la linea che desidera meglio il broker che meglio si confà alle sue necessità. A noi piace molto un broker estero, ma credo che il nostro pubblico sa molto bene a quale broker mi Sì. riferisca, va bene, che è comunque imbattibile sotto il profilo del costo commissionale. Qui il costo commissionale con quel broker lì, cioè, nemmeno è da considerare, perché è un obolo, è proprio un obolo. Quando andiamo in chiesa la domenica, diamo più soldi di quelli che diamo a quel broker estero per tradare un'opzione, insomma, ecco. E il fattore commissionale è estremamente favorevole, soprattutto è favorevole la esecuzione, che è molto precisa, è molto rapida, è fatta in modo veramente molto adeguato, molto professionale, con una piattaforma estremamente stabile. Io Ottimo. dico sempre che quel broker, lo sanno in pochi, aveva la sede americana nelle Torri Gemelle, Eh sì. e occupava 9 piani delle Torri Gemelle, e la sede americana in quel giorno, l'11 settembre, è letteralmente scomparsa. La borsa americana ha chiuso, loro non hanno mai interrotto il servizio, Sì. grazie al fatto che hanno 3 grandi data center in 3 continenti diversi, quindi Asia, sostanzialmente Europa e America, e questo ha permesso a loro la continuità del servizio nella condizione più drammatica possibile che si potesse pensare. Ripeto, borsa americana chiusa, ma loro erano aperti. Loro. Verissimo, verissimo. Non ci fu un solo minuto di disservizio. Sì, Maurizio, assolutamente. ultima domanda che mi viene spesso rivolta, ovvero
ovvero profittabilità media annua. Qui diciamo il profitto medio annuo, se lo vogliamo calcolare sulla base del passato, tenuto conto che in 2 anni e 3 mesi, quindi in 25 mesi, il profitto è stato di 5 volte, 5 volte il capitale, quindi un profitto del più 200%, dico bene, no, più 400%, no? Più 400% per passare da 5.000 a 24.000, e lo vogliamo banalmente dividere, va bene, dividere per 2 anni e qualche cosa, diciamo che il passato ci dice che il profitto ha rasentato il 180% l'anno. Ma vogliamo essere assolutamente realistici, diamoci un benchmark. Anzi, consiglio ai sottoscrittori, agli abbonati, quando avete raggiunto il 60, il 70% in un anno, ma prendetevi delle vacanze, basta così, va bene, insomma, ecco, non ci sono problemi, no? Quello deve essere un benchmark di riferimento. Poi, ecco, seguendolo con assoluta costanza, certamente può fare dei risultati veramente straordinari. Questo è quello che ci dice l'equity line del passato. Eh sì, e gli ultimi risultati conseguiti. Io mi riprendo il controllo dello schermo, Maurizio, la formidabile soddisfazione di andare a Target. Il servizio è in promozione esclusiva, occasione unica e irripetibile. Vi basterà inviare un WhatsApp, un SMS al numero 320-875-6444 con scritto Target. La formidabile soddisfazione di andare a Target. 320-875-6444 per un servizio davvero eccezionale. Maurizio, io ti ringrazio immensamente della tua esposizione e della tua presenza qui quest'oggi. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori. Ringrazio anche tutto lo staff dell'Istituto Svizzero della Borsa che riesce sempre a sorprenderci con servizi d'altissimo livello e qualità. Grazie mille inoltre a tutti i partecipanti che ci seguono sempre con grandissima attenzione. Grazie a tutti e una buona serata.